Solo dopo il decimo rigore il Pescara supera 9-8 il Notaresco. Decisivo l'errore del più giovane di tutti, Sorrini. I biancazzurri superano il turno, ma gli applausi se li prende tutti il Notaresco. Due categorie di differenza annullate dall'intraprendenza e dall'organizzazione della squadra dell'ex Epifani, al cospetto di un Pescara brutto, svogliato, senza idee e dove hanno deluso i debuttanti Asensio e soprattutto Fernandez, buttati nella mischia da Oddo dal primo minuto al pari di Diambò, Elisalde, Maestro e Riccardi. Difficile in generale trovare qualcuno da salvare tra i biancazzurri. Che il Notaresco voglia fare sul serio lo si capisce in apertura con lo spunto di un Marchionni ispirato fino all'infortunio. Al quinto la replica del Delfino con il calcio piazzato di Galano che finisce contro la traversa. Al 17° si fa vedere per la prima volta anche Asensio. Lo spagnolo si gira dal limite e manda al lato di un soffio. Timide proteste del Pescara al 23° per un presunto mani di frulla sul cross di Maestro. Al 25° i biancazzurri passano sfruttando il primo vero sbilanciamento del Notaresco. Rapidi tocchi di Galano, Asensio e Maestro, la finalizzazione è di Alessio Riccardi in buca d'angolo. Già sotto ritmo il Pescara si ferma e la velocità di Marchionni mette in imbarazzo la difesa di Oddo. L'esterno ex Montegiorgio al 27° si fionda sul lancio di Blando ma sbaglia la conclusione davanti a Del Favero. Sempre Marchionni alla mezz'ora va via in serpentina e impegna severamente dal limite Del Favero che blocca in due tempi anticipando il tap-in di Frulla. Ma al 33° il Notaresco pareggia, Fernandez sbaglia e il Notaresco riparte in un attimo con Marchionni e Frulla. Assist per Banegas che infila in corsa Del Favero per il meritato pareggio del Notaresco. Epifani al 37° perde Marchionni per infortunio, al suo posto Cancelli. A inizio ripresa Oddo spedisce dentro Omeonga e Memushai per Fernandez e Diambò. Il Pescara torna a premere ma senza voglia e senza testa e così Notaresco non fatica a contenere. Nel frattempo dentro Cesario per Dos Santos e poi Capone e Seter per Riccardi e Asensio. Per vedere il Pescara al tiro bisogna attendere il 25° quando ci prova Ventola. Più pericolosi i biancazzurri col colpo di testa di Seter al 28°. Al 36° rischia il Pescara su errore di Elisalde, Banegas, serve Cancelli anticipato di un soffio da Omeonga mentre Sciba dice no a Jarosinski e manda le due squadre ai supplementari dove Seter, minuto 5, ingirata dall'illusione ottica del gol. Nel frattempo dentro Belanova per Elisalde, Jarosinski scala al centro. Al nono Maestro spaventa Sciba. Nel secondo tempo supplementare Del Favero disinnesca il destro di Frulla. Il Notaresco continua ad essere ordinato nonostante l'uscita di Speranza e rischia solo a 2 minuti dalla fine sulla botta ravvicinata di Galano, murata dai centrali di Epifani. Si va ai rigori, ad oltranza, quando sbaglia Omeonga, Blando può chiudere i conti, traversa. Alla fine gol di Scognamiglio e Del Favero dice no a Sorrini. Una parata che vale la qualificazione, ma che l'estremo non può godersi. Sull'intervento Del Favero riporta un infortunio alla spalla e finisce in ospedale, un contrattempo già avuto lo scorso gennaio, quando indossava la maglia del Piacenza.